È giusto consigliare a mio figlio di rimuovere un suo post, un suo commento che gli si è ritorto contro e quindi ha tirato magari le ire o le risate dei suoi compagni o dei suoi amici? Questa è una domanda che alcuni genitori mi hanno fatto durante la mia conferenza un po' di tempo fa, per cui rispondo qui direttamente a tutti. La risposta, come al solito, è sfumata, è un bel ni. Allora, sicuramente dobbiamo valutare caso per caso, però possiamo comunque trovare degli elementi che ci possono aiutare a decidere se consigliarlo oppure no. E nel caso di no, vediamo anche come fare, ovviamente, non possiamo lasciare il nostro ragazzo solo a se stesso, ci mancherebbe. Allora, innanzitutto dobbiamo capire se siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno di cyberbullismo, ossia nostro figlio magari ha pubblicato un qualcosa, magari anche una cosa innocente, un suo pensiero, una sua emozione, e poi arriva, tac, l'amico bastardo, e magari fino a un attimo prima giocava una palla, ma sappiamo che a quell'età siamo così. Quindi dicevo, arriva questo amico, tra virgolette, e prende questo post e lo ribalta in qualche modo a suo favore e a sfavore del nostro ragazzo, quindi ribaltandolo con commenti sarcastici che poi attirano comunque le risate, le derisioni anche degli altri amici. Allora ecco che noi adulti solitamente, il più delle volte, siamo tentati di dire al nostro figlio, al nostro ragazzo, alla nostra ragazza, di dire rimuovilo, che male c'è, se ti procura tutto questo dolore, rimuovilo. C'è però un altro aspetto da considerare. Tolto il fenomeno del cyberbullismo, perché in alcuni casi comunque rimuovere il post può essere veramente utile, ma c'è un'altra forma, c'è un altro aspetto da considerare, ossia come potrebbe sentirsi il nostro ragazzo dopo. Parlo in termini di autostima, in termini di autoefficacia. Autoefficacia si intende in questo caso non tanto il fatto di potercelo effettivamente fare, ma è la sensazione, la percezione di essere in grado di farcela da solo o comunque di risolvere le situazioni, magari anche andando a chiedere aiuto, ma di risolverle autonomamente. Questo è il senso di autoefficacia di cui vi sto parlando io, di cui ti sto parlando io. Ossia, nel rimuovere il post, noi praticamente stiamo consigliando a nostro figlio di fuggire dalla situazione. E questo rischia di comportare una sorta di percezione di impotenza da parte di nostro figlio, che è un'impotenza che una, due, tre, quattro volte, non solo per ciò che riguarda i post, ma in generale nella sua vita, inizia a fuggire da una, dall'altra, 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 da un'altra situazione, ecco che rischia di diventare impotenza oppure incapacità appresa. Cosa poi molto difficile da scardinare man mano che il nostro ragazzo cresce. Questo è molto importante. E poi, come già detto, il senso appunto di autoefficacia. Ossia, ovviamente con tutti i crismi, ma se noi vediamo che noi da adulti, quindi noi ci poniamo nella mentalità dell'adulto, nella parte dell'adulto, e vediamo che in realtà è una situazione che può essere risolta attraverso la dialettica, attraverso altri gesti magari anche di amicizia e così via, allora perché no? Perché? Perché in questo modo noi insegniamo a nostro figlio che la fuga non è l'unica via per risolvere una situazione, per quanto possa essere problematica. A volte esistono anche altre possibilità più costruttive, se vogliamo, e non solo, possibilità che applicate una volta, due, tre, nei vari ambiti della vita, lasciano a nostro figlio la sensazione, il sapore di essere in grado di fare fronte e poi magari anche risolvere le situazioni che man mano la vita gli o le presenterà davanti. Quindi, che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, trovate tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao!